Archiviamo un attimino il discorso lavoro e parliamo di un altro discorso un po' più spinoso, quello che riguarda il gestore idrico in provincia di Frosinone, Aceato 5. Lei in un comunicato la settimana scorsa ha voluto fare un po' di chiarezza perché molti sindaci, soprattutto quelli di centrodestra, chiedono la risoluzione dell'articolo 34 per inadempienze proprio del gestore idrico. Ieri è stata fatta conferenza stampa al suo partito, il Partito Democratico, adesso andremo a sentire anche le interviste realizzate. Come sta la situazione? Com'è la situazione e perché ha voluto, ha sentito l'esigenza appunto di essere trasparente su questo tema? Che cosa non andava? Beh, sicuramente la situazione è caotica, ma questo caos è creato volutamente da qualcuno, quel qualcuno che forse qualche anno fa ricopriva un ruolo specifico, oggi inneggia alla risoluzione, forse avrebbe potuto azionarla egli stesso questa risoluzione. Ciò che dispiace è che si fa veramente confusione e si crea incertezza nei confronti dei cittadini su un bene primario come quello dell'acqua. Ne ho sentite davvero tante in questi giorni, al di là di quella che può essere poi la propria posizione, il proprio modo di vedere e di affrontare una problematica, ma quello che ho notato è che veramente dispiace che c'è molta approssimazione, ma soprattutto molta, molta impreparazione e non conoscenza degli atti. Faccio l'esempio su due aspetti. Quando si parla di articolo 34, c'è chi invoca attraverso delle delibere di Consiglio Comunale l'applicazione dell'articolo 34, facendo credere però ai cittadini che l'applicazione del 34 comporta automaticamente la risoluzione del contratto. Non è No. così, non bisogna credere al Presidente della Provincia, ad Antonio Pompeo, basti leggere gli atti, articolo 34 della Convenzione, dove dice che laddove vengano riscontrate delle inadempienze si può procedere alla diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 per poi giungere alla risoluzione. Quindi se si applica il 34 non è che si può scegliere quale parte dell'articolo 34 applicare e quale non applicare. Quindi bisogna dire ai cittadini quando si parla dell'articolo 34 risoluzione che ci sono però dei passaggi da fare. Premesso che non sono soddisfatto di Acea, ma parlo più che da presidente della provincia e presidente dell'autorità ambito da Anche da sindaco, sindaco. perché vivendo un territorio con 350 km di strade, come da qui a Firenze, 80 km quadrati di territorio, 22.000 abitanti, vivo veramente i tanti disservizi in modo quotidiano, quindi devo dire che non sono soddisfatto, però bisogna, quando si vuole veramente mettere su un'azione, bisogna farla seguendo il percorso, e il percorso è quello che ci impone la legge. Troppo spesso negli anni passati c'è stata veramente tanta approssimazione che non ha portato a nulla. Noi da un anno a questa parte stiamo cercando di mettere in piedi un percorso, ma lo stiamo facendo con i fatti. Non si può eccepire una inadempienza quando noi stessi siamo inadempienti. Mi riferisco a mancanza di approvazione del piano di investimenti. Questo territorio da 11 anni non aveva approvato il piano di investimenti. Quindi che cosa si voleva contestare la mancata realizzazione di investimenti quando non c'era un piano di investimenti realizzato, approvato? Mancata approvazione della proposta di tariffe. Solamente nel luglio del 2014 sono state approvate le tariffe relative all'anno 2012, 2013, 2014 e 2015. Dal 2008 il gestore non pagava più, non rimborsava i mutui ai comuni, i mutui che i comuni avevano acceso per la realizzazione delle proprie infrastrutture e che dal momento della sottoscrizione, dal 2003, questi mutui dovevano essere rimborsati ai comuni stessi. Dal 2008 Acea Era non sospesa. rimborsava, dall'ottobre scorso, da quando sono presidente, Acea ha rimborsato 11 milioni di euro ai comuni. Ho provveduto alla riattivazione dell'OTUC, ho provveduto a far fissare l'udienza di merito presso il TAR di Latina, se ricordiamo la vicenda relativa ai 75 milioni di euro, dove era stata chiesta una sospensiva, poi una sospensiva che è stata accantonata, un'udienza di merito che non veniva mai fissata. Io ho provveduto personalmente a stimolare la fissazione attraverso i nostri legali di questa udienza di merito. Purtroppo non è andata a finire bene perché sappiamo che siamo stati condannati a 75 milioni di euro.
Mi sono appellato, quindi il Consiglio di Stato nel mese di aprile provvederà alla decisione non solo del merito, ma anche della sospensiva su questa udienza, ma anche nella fase di primo grado ho provveduto a far versare in atti del processo quella che era la perizia redatta dai tecnici di parte, perché ricordo che fu dai miei predecessori, fu dato incarico ad un perito di parte di riscontrare quelle che erano le contestazioni di ACEA attraverso una perizia. Una perizia che fu pagata attraverso soldi pubblici, ma una perizia che non venne mai utilizzata e invocata in giudizio. Io ho provveduto a farla depositare. Senza, e tutto questo senza spendere milioni e milioni di euro. Basti ricordare che per la vicenda ACEA negli anni passati sono stati spesi 2 milioni di euro, creando solo caos e non risolvendo nulla al nostro territorio. Ai cittadini va detta la verità, ma soprattutto ai cittadini va fatto capire qual è l'iter. I cittadini sono intelligenti, questo glielo posso assicurare, attraverso, al di là di quelle che sono le strumentalizzazioni di comitati, di politici o di partiti. Io qui Questo è. voglio assumere, al di là di ieri lei mi diceva della conferenza stampa, quella è la conferenza di appartenenza a un partito, quindi di carattere prettamente politico, però è giusto anche nella mia veste istituzionale far capire quali sono i passaggi. Quindi per tornare alla risoluzione, il 14 gennaio abbiamo avuto questa consulta d'ambito, una consulta che ha dato incarico alla Stora, segreteria tecnica organizzativa, quindi l'organo deputato a svolgere alcuni ruoli, di fotografare quelle che sono le inadempienze che il gestore ha causato, ha messo in atto dal 2013 ad oggi, dico dal 2013 perché fino al 2013 c'è una relazione che già contempla queste inadempienze, quindi di aggiornarle ad oggi, riportarle alla prossima consulta fissata già per il 28 gennaio e quindi attivare la procedura dell'articolo 34 finalizzato alla risoluzione, che richiede, come dicevo poc'anzi, Di tutti i passaggio passaggi. obbligato. Ultimo passaggio su ACEA. Disinformazione quando si parla che 30 giorni il silenzio assenso relativo alla fusione societaria. Numero uno, allora non sono 30 giorni, sono 60. Quindi il Presidente non ha nascosto nulla dentro il cassetto, perché 30 sono relativi al parere che deve rilasciare lato 2, quindi lato relativo al territorio romano. Lato 5, così come contempla l'articolo 29 della Convenzione, ha 60 giorni. Sempre nella consulta del 14 abbiamo dato mandato alla STO di verificare, ai sensi dell'articolo 29, il permanere, come dice, recita la Convenzione, delle garanzie tecnico-finanziarie e amministrative dopo questa fusione, all'esito di questa fusione. Da non confondere poi, quindi, disinformazioni, non sono 30 ma sono 60, siamo perfettamente nei termini e noi faremo il nostro dovere. C'è stata Ultima, massima trasparenza però questa in è questo massima, passaggio. massima, massima trasparenza, fusione societaria, non fusione d'ambito, quindi gli ambiti continueranno ad essere Gli due, stessi. Frosinone e Roma, ci saranno due assemblee dei sindaci, ci saranno due presidenti, è fusione esclusivamente societaria. Quindi dalle sue parole c'è da evincere che in prossimità delle elezioni si stia vendendo fumo negli occhi ai cittadini cavalcando dei cavalli di battaglia, insomma, che sono di evidenza. Guarda, come le dicevo poc'anzi, anche in politica bisogna essere lungimiranti. Il populismo, glielo dice uno che ormai da 15 anni fa amministrazione, Non che paga. quando anche nella propria città ha dovuto assumere delle scelte difficili, la cittadinanza ha ben saputo comprendere all'esito poi di quelli che sono stati i risultati a medio e lungo termine.